E io che considero la cooperazione una espressione matura della società, frutto di tante lotte, di tanti sacrifici, e che considero un protagonista importante la Lega delle Cooperative nell'economia nazionale, e che non ho pregiudizi nei confronti delle cooperative, dirò però che chiunque in questo settore adoperi metodologie così interne a un mercato del lavoro di tipo neoschiavistico, io lo combatterò, perché per me essere rossi, per me che lo sono, non significa esibire un colore, significa esibire un comportamento di guerra. Da dopodomani, una volta che abbiamo convinto tanta gente ad andare a votare, a fare quella fatica di fare la coda e di provare a vincere questa sfida, subito dopo dobbiamo lavorare intensamente per ricostruire relazioni e rapporti umani, relazioni e rapporti politici con tanti altri, con tante altre. Io dico innanzitutto alla mia coalizione, al centro-sinistra, che l'alleato fondamentale è un alleato sociale, non è un partito, che una coalizione ha un'anima, si ha un rapporto con le giovani generazioni, si ha un patto tra la politica e il mondo generale. Poi vorrei dire che abbiamo sì da allargare la coalizione, propongo dei settori verso cui allargare più intensamente la coalizione. Dobbiamo allargarci verso il volontariato, per esempio, che ha tante cose da insegnare alla politica, che a volte è così terribilmente autoreferenziale. Dobbiamo allargarci verso l'associazionismo, che porta un'idea di appartenenza, non alle gerarchie e agli apparati di partito, ma di appartenenza a battaglie che hanno nome e cognome, che sono a volte apparentemente piccole, ma sono battaglie anche tanto grandi. Dobbiamo allargare l'alleanza al genere femminile, badate, badate, quante chiacchiere si fanno sulle donne, vedete, si possono aumentare il numero dei consiglieri regionali, perché per esempio è una, la Puglia è complessa, è ricca, cioè noi abbiamo 70 consiglieri regionali in Puglia e due donne elette. Non potrà mai proporsi come effettivo cambiamento se non ha dentro di sé la voce e la libertà delle donne. Dobbiamo capire questo punto, è un punto radicale, e la politica che noi proponiamo o parla delle cose della vita, o parla degli elementi dello zodiaco, abbiamo detto altre volte, aria, terra, acqua e fuoco, oppure è semplicemente un giochino dentro un ceto separato. La politica è una costruzione collettiva, c'è una grande strategia da mettere in campo, sì, lo dico con affetto e con stima a Massimo D'Alema, non c'è nessuna grande strategia se non c'è un grande popolo dentro. Centro-sinistra, e il patto tra me e voi sarà il cuore della nostra campagna elettorale.